Picchiarello pilota. Amici sportivi, tra mezz'ora avrà inizio la nostra tradizionale gara di automobilismo che vedrà i concorrenti sfidarsi fra le strade della città. Si direbbe proprio che oggi sia il vostro giorno fortunato, ragazzi. Avete l'occasione di ammirare il più grande pilota del mondo, cioè me. Ehi, fermo, orrido pennuto. Vuoi che ti faccia un autografo? Sono $20. No, sono un fan di Le Pracher. Via adesso, pagami $20. Fantastico! Un motore a 16 cilindri e a 5 scoiattoli. E al primo colpo di gas i pistoni aerodinamici salteranno come pulci ammaestrate. Caspita, Picchiarello, te ne intendi di motori? Piantala di darti tutte quelle arie. Quest'auto non vale niente. Sarò molto sorpreso se riuscirà ad uscire dal parcheggio. Oh no, che cosa ho combinato? Oh, povero Le Pracher. Ok, pilota da strapazzo, se vuoi la guerra, beh, l'avrai. Ti prego, lascia che partecipi io alla gara per te. Beh, perché no? In effetti tu te ne intendi parecchio di macchine. Ma certo, se riuscirai a prendere la pole position, forse ce la farai a mantenere l'imbattibilità della mia macchina. Amici sportivi, sembra che abbiamo un nuovo concorrente. Si tratta di Picchiarello, che partecipa alla corsa a bordo della leggendaria irripetibile per l'occasione, auto numero 9. Ehi, quell'auto è truccata! E quel tizio che la guida non è sicuramente iscritto all'albo dei piloti! Ma che cosa fa? Non è valido! Non ero pronto! Tenetemi forte! La gara è cominciata! Sembra sia ancora più facile di quanto pensassi. La televisione! Ho tutto il tempo di rilasciare una bella intervista. Beh, a 4 anni sono rimasto traumatizzato da un guasto allo spinterogeno della mia automobilina a pedali. E poi, quando ho compiuto 9 anni, ho cominciato a marinare la scuola elementare per frequentare la scuola guida. Non mi sembra che questa trovata sia molto regolare. Ehi! Hey, torna subito qui! Preso! E ora facciamo una bella confezione regalo! Arrivederci, pollo! Sembra proprio che Picchiarello sia uscito definitivamente dalla gara. Chi è il migliore? Chi è il migliore? Sono io! Sono io! Gloria a me! Gloria a me! Il primo posto ormai è mio! La mia imbattibilità è perduta. Tranquillo, Le Pracher. Picchiarello non si dà mai per vinto. Tanto per ingannare la noia, c'è una scorciatoia. Caspita, che idea! Cosa? Un ponte a pagamento? $1 più le tasse, amico. Ma dove si è cacciato il mio portafogli? Non lo trovo mai quando ne ho bisogno. Ah, eccolo qui. Questo è il mio ultimo dollaro. D'accordo, in questo caso lasciami la tua tuta, i tuoi pneumatici, il tuo motore, il tuo contratto d'affitto, i tuoi denti, le tue impressioni su questa corsa. Sì, pare ci sia tutto. Usuraio! Ehi!
devi anche dire per favore. Per favore, se non le è di troppo disturbo, posso attraversare questo ponte? Mi spiace, ma è severamente vietato attraversare il ponte senza scarpe. Che voglia! Ancora quel pilota della domenica! Ecco i primi due concorrenti che si avvicinano a là! Incredibile, amici sportivi, le Branche è tornata sulla sua automobile! Come si scende? Ciao, ciao, Leportino! Ci vediamo più tardi al traguardo! C'è un cambio di programma, amici! Il pilota dice che ha dimenticato una cosa al punto di partenza! Sei stato grande, Picchiarello! Grazie a te il record di imbattibilità della mia numero 9 è salvo! Yuhu!